Cari amici di pomeriggio, eccoci qui. Siamo tornati a quello che è il nostro momento, così, che rivolge lo sguardo lontano, lontano dove? Lontano fino a Milano, dove c'è il nostro uomo da Milano, Simone Zappacosta. Bentornato, Simone. Grazie, ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Ciao Simone, molto contenta di rivederti. Anche in questa stagione di pomeriggio sei dei nostri con un sacco di novità, tutte dalla grande Milano, che insomma è sempre piena di, così, di sorprese, cioè sempre motori accesi e va avanti, va avanti, va avanti questa Milano. Sì, sono contentissimo di essere di nuovo qui e di condividere le esperienze che appunto questa città non manca mai di offrire. Questi Tu tra eventi. l'altro non ne perdi una, diciamo, Esatto. ecco. Cerco di non perdere neanche un evento e di prendere tutto ciò che offre la città. Bravo Simone, bravo, e noi ne godiamo grazie a te e grazie ai tuoi filmati e alle tue esperienze milanesi. Ma tra l'altro io vorrei però iniziare questo nostro appuntamento settimanale quest'oggi con invece con insomma un tour che non è proprio stato milanese, proprio tutto milanese, perché parliamo invece di una conoscenza che abbiamo fatto l'anno scorso qui negli studi di pomeriggio, perché lo abbiamo avuto proprio con noi in collegamento chiaramente, e parliamo di Atarde. Esatto, lui già ci permette di uscire addirittura al di fuori anche da Milano, quindi partire per tutta l'Italia, perché lui ha fatto un tour di 12 date che ha toccato un po' quasi tutte le regioni italiane. Dopo l'uscita del suo EP Muschio, noi l'abbiamo conosciuto proprio in quel periodo lì. Dopo aver partecipato al 1º maggio, è partito il tour che ha toccato le città come Trento, come Roma, Artena, Ancona. È stato in Sicilia e io sono riuscito a seguirlo e a supportarlo per tutto questo tour, dove ha portato la sua musica a tutti i suoi fan. Ah, bene, molto bene. Tra l'altro lui veramente lo abbiamo apprezzato con noi, è stato disponibilissimo, anche cantato qualcosa live, mi ricordo. Sì, esatto. E in quei giorni proprio stava aspettando di essere sul palco del concertone del 1º maggio, quindi anche l'emozione, no, di questa importante tappa nella vita di un artista. Io direi, tu hai con te qualche momento del tour di Atarde? Lo vogliamo Sì, vedere insieme? va bene. Potrero chiamare, non lo sento. Io tramonto adesso. Il tabellone dice Francavilla al mare. Francamente mi aspettavo il peggio ed è arrivato il mare. Sorrido perché più di questo non ci potrei fare. Ci perseguo i fiori, strada provinciale. Sono io il responsabile. Questo è il finale, crisi da spirito.
Eccoci rientrati, beh, insomma, un tour, come, che dici a tardi di questo tour? Molto contento perché appunto i cantanti, soprattutto gli emergenti, fanno musica per poi portarla live. Un conto è pubblicarla sugli store e vedere gli stream che salgono, l'apprezzamento della gente, il livello digitale, ma poi quando c'è il vis-à-vis con il pubblico è tutta un'altra cosa. E quella è la missione dell'artista, diciamo, cantare le sue proprie canzoni davanti ai fan, guardandoli negli occhi, diciamo. Chiaramente, chiaramente, sicuramente. Senti, ma oggi però ci parlerai anche di qualcos'altro, proprio un progetto che stai portando avanti a Milano in uno spazio molto attivo, molto interessante che è la Santeria. Parlaci un po' di questo progetto, di questo luogo che mi sembra veramente, beh, insomma, una fabbrica di idee e di progetti interessanti. Sì, a proposito proprio di musica live, e quindi di concerti, è partito questo nuovo format con cui io collaboro con la direzione artistica in Santeria. Santeria che cos'è? Un'istituzione per la musica live a Milano. Ha due locali, uno in Viale Toscana e uno in Via Paladini. Quello in Viale Toscana è più grande, dove fanno i concerti più grandi, è tappa di tour italiani ed europei. Si registrano podcast, ci sono eventi di stand-up comedy e anche si realizzano dei master di specializzazione appunto nel settore musicale. E in Via Paladini noi facciamo questa piccola rassegna di eventi live che si chiama La Boutique, proprio perché è uno spazio piccolino e intimo, e grazie anche all'aiuto di Live Europe, che è un'iniziativa europea che permette ai locali di portare e far girare gli artisti di tutta Europa in Europa, appunto. C'è sempre un artista internazionale e uno showcase di un'etichetta indipendente che porta i propri artisti ad esibirsi lì, in uno spazio così intimo e a suonare in acustico, molto, molto suggestivo. Tra l'altro, noi abbiamo già parlato di questa modalità, cioè dell'importanza per gli artisti di avere dei momenti così intimi con il proprio pubblico, avere la percezione proprio e averli attorno. Ne abbiamo parlato anche nella scorsa stagione, no? Dell'importanza di avere questi spazi e questi momenti di confronto diretto con i propri fan. Sì, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato, dove il concerto era proibito e quindi gli artisti non potevano esprimersi. Ora, in qualunque modo, che sia il tour col palco gigante, che sia una situazione più intima, ristretta, con sì, meno persone, però in acustico, con tutti più ravvicinati, è molto importante per gli artisti, ma anche per la scena in generale, per la cultura musicale, perché stare lì ad ascoltare artisti internazionali e artisti nazionali ad un passo e poterci anche poi scambiare una chiacchiera, parlare del più e del meno, scambiarsi opinioni è molto importante per gli artisti. Senti, tu fai parte della direzione artistica proprio di questo progetto, musicale, no? E ti chiedo proprio che tipo di esperienza è per te. È molto interessante perché riesce a conoscere molti più artisti e riesce ad essere all'interno della scena un po' più underground, perché appunto lavorando con gli showcase di etichette indipendenti ci sono artisti che devi andare a scovare proprio delle piccole chicche, delle gemme rare che sono lì pronte ad emergere, appunto. Va bene, mentre tu parlavi, chiaramente sono andate in onda alcune immagini che proprio ci hai fornito di questi, di questi momenti. Io ti chiedo, già dalla prossima settimana avremo nuovi contenuti, e ti chiedo, c'hai qualche anticipazione? Sì, perché c'è sempre del fermento qui a Milano e avvengono anche delle cose molto particolari. Mi riferisco a delle band che avevano grandissimo successo prima, poi si sono sciolte, poi si sono riunite, fanno delle cose, fanno degli eventi così. Non spoilerò ancora Bene. nulla, però vi farò vedere una roba molto interessante.
Non spoilerare, però abbiamo un po' incuriosito il nostro pubblico che sicuramente tornerà venerdì prossimo per così capire di chi stiamo parlando. E io nel frattempo ti ringrazio, Simone, Grazie a voi, come sempre. e ti do appuntamento alla prossima settimana, come do appuntamento a tutti i nostri telespettatori per questo angolo e questa finestra aperta sulla musica, sugli eventi milanesi. Grazie a Simone Zappacosta e torniamo in studio.